Amici di TV Pialare, buonasera e ben ritrovati. E ben ritrovati col punto del ciabatta. Dopo ben 3 settimane di assenza, sì, perché più. Tu hai dato buca 2 settimane fa, non si sa perché. La settimana scorsa hai dato buca perché era San Valentino, stavi a Villa Panfili. Lo so io. Sì. Per cui il ciabatta ha mancato l'appuntamento per 2 settimane di seguito. Ci sarà molto che bolle in pentola quest'oggi. Allora. Oggi è una puntata pregna. Fra l'altro, abbiamo anche due. Fra l'altro abbiamo due grandi ospiti, nuovi ospiti nella trasmissione del ciabatta, giovani ospiti. Abbiamo Giorgio Bolaffi. Grande Bolaffi. Benvenuto su TV Pialare. Grazie. Giorgio Bolaffi e David Tursi, che secondo me che potrebbe anche togliersi la mascherina, no? No, si può? Certo errore. David Tursi. Gemelli. I gemelli diversi. Tursi e Bolaffi che hanno incrociato le racchette sul campo 2 quest'oggi pomeriggio. Sì, però aspettiamo un attimo, perché prima di venire al vostro match dobbiamo dire una cosa, che dopo il gustoso antipasto di discreto livello di questa mattina a Melbourne, il grande tennis si è concentrato sul campo 4 del Bialar, no? Dove è andato in scena il match clou della giornata. Non ce ne vogliano quei due bravi ragazzi di Novak e Danil, che insomma comunque promettono bene, però bisogna dire che il vero tennis oggi si giocava sul... Sentite il press. Sì, Djokovic e Medvedev hanno fatto una specie di finale torneo aziendale, però di buon livello, non c'è da dire. E mentre invece oggi sul campo 4 il vero tennis si è mostrato al grande pubblico, e fra l'altro numerosi gli spettatori presenti, veramente, davvero rumorosi in campo più che altro. Comunque c'è stato il grande match fra Ciabatta e Demchenko. Allora Ciabatta, raccontaci un po' di questa partita. Ti devo ringraziare personalmente, ti ringrazio perché giocare con te è sempre un onore, è uno dei top giocatori. Si dice un onore e un privilegio. Un privilegio, giusto? Giocare con te perché c'hai questa classifica che lo dimostra. Veramente un grande giocatore. Numero uno. Ringrazio personalmente per avermi dato, anzi il maestro Fabio, per avermi dato l'onore di giocare con te. Dai, come raccontaci un po' questo match, dai. È andato benino. Ti sei divertito? Qualcosa di meglio, però ho risposto bene, sono riuscito a rispondere malgrado la mia piccola racchetta. E dove ti sei piaciuto e dove ti sei piaciuto meno? Raccontaci, dai. Non ci siamo sulla prima palla. Se entra la prima palla posso fare qualcosa di buono nel costruire il punto. Diciamo la seconda vengo attaccato e allora mi trovo subito in difesa. Però farti il punto è tosta, anche perché c'hai pallettoni a 92 metri d'altezza ogni tanto. Che io a un certo punto Giorgio mi ha visto sul campo 2 perché ero andato a riprendere il pallonetto del ciabatta. Come faceva? Anche Giorgio, che bel pallonetto a prendere i pappagalli a 50 metri. Senti, va bene, allora veniamo un attimo ai nostri ospiti, raccontateci il vostro match. Dai, intanto era la prima volta che vi incontravate. Era la prima volta che ci incontravamo. Due grandi giocatori, ciabatta direbbe due numeri uno del Vialar. Grande, no? Numero uno sempre, per forza. È stata una partita a specchio, come dicevo prima. Vi assomigliate molto? Assolutamente identici. Però lui non ha il rovescio a due mani, o sbaglio? Sbaglia come rovescio a due mani che faccio io. Ah, uguale, stesso. Non c'è nessuna differenza. Ma il risultato per il punto decisivo, allora lo sbagliamo. Entrambi. Quindi scusate, il risultato finale? Erano 7-6, 5 pari e il tempo 7-6, 5 pari. A proposito, Ciabatta, non abbiamo detto il risultato del nostro match. 6-4 Ciabatta e 2-1 Demchenko. 2-1 il servizio, però, vogliamo dirlo. 2-1 il servizio. Ha breccato il primo 6-4 quello che conta. Sì, c'è da dire una cosa, che il primo set è stato inficiato da un evento che un po' lo ha segnato, perché sul 5-4 ciabatta e servizio mio a un certo punto si è palesato il maestro Fabio, che per me è come la criptonite, e lì ciabatta mi ha breccato. C'è niente da fare, cioè si è palesata la criptonite. Ringraziamo anche le due ragazze, come si chiamano, Barbara e l'altra bionda, come si chiama? Bravo ciabatta, lo ricorderai lo stesso. No, non mi ricordo, se me lo dici. Come si chiama quell'altra bionda? 4, un urlo di Demchenko che diceva no sul breakpoint, no, questo no.
Beh sì, in effetti. Sì, mi ha regalato Io sono, questo sono... per dare il rilievo all'attenzione che noi ponevamo sul nostro match. Vabbè, ma è normale, scusate, cioè, è chiaro che il grande tennis era lì. Cioè, voi giocavate, dovevate essere contenti di essere vicini al grande tennis, no? Potevate anche subire l'aura di questo grandissimo livello tennistico e migliorare voi stessi per semplice induzione, no? Abbiamo cercato di imitarvi e ho perso 3 punti. 3 punti di seguito? 3 punti di seguito, esatto. Però se tu ci imitassi bene faresti 3 doppi falli di seguito. Sì, esatto. Ho fatto 2 doppi falli di seguito. Sì, sono 2 però. Solo 2 di seguito. Boris, raccontagli quelle... raccontagli quel punto. Ah, ciabatta, il ciabatta sul 2-0 del secondo set per me. Hai fatto un punto strepitoso lì sulla palla. No, aspetta. Dopo 14 scambi. No, io vorrei invece segnalare il punto della giornata. Boris, 14 scambi. Sì, sì. 14 scambi. Lo facevo muovere a destra e a sinistra, piava tutto. Sì, perché ciabatta... palla corta, allora ma ha fatto la palla corta a 1:30 all'ora. No, perché no, perché ciabatta prima si era fatto un'ora con Pico e Pico gli aveva dato tutte le dritte. Scusa Alessandro, mi ha detto massacrato però. Sì. Ma Pico ti aveva dato tutte le dritte, no? A un certo punto. Sì, ma ha detto sposta, l'alza la sul rovescio. E io ho fatto quando appena stavo in difficoltà ho fatto come mi ha detto Alessandro, in effetti qualche palla faceva così, strillava da solo. Non è possibile. Senti, però il punto della giornata l'ha fatto il ciabatta, vogliamo dirlo? Nel secondo set, 2-0 e credo 15-30, per cui era quasi vicino anche il 3-0 per me. A un certo punto avevo messo una palla lunga, sì, ragione, che tu hai alzato un pallottone altissimo. No, perché ho visto la palla che stava dentro la riga, sì. Ho fatto proprio, mi stava a fermare, sono riuscito a fare la spassata. È cascata sul nastro, ha camminato sul nastro e poi mamma mia, questo mi voleva ammazzare, ma sul palleggio può perdere questo, stava a palleggiare, dai vaffanculo, sul palleggio è partita, adesso noi scherziamo sempre di qua di là, inizia la partita, Boris, una maschera. Se ci credi, una maschera non ha detto una parola per un sette. Cioè, per la tensione che ci aveva. Cioè, ma è una cosa allucinante. Hai visto Nadal scherzare? Si chiama Poker Face e ce l'ha anche Ero. Ti voglio dare vantaggi. Il maestro insegna. Scusa, Giorgio, che durante le lezioni il maestro insegna. La Poker Face. Ma anche perché, scusami, anche perché, cioè, il problema vero è giocare con ciabatta, rimanere concentrati. Esatto. Perché, cioè, quella è la vera sfida del match con ciabatta. Il problema non è rimanere concentrati giocando con ciabatta, sono gli altri campi che devono cercare di rimanere concentrati quando giocate con ciabatta. Questa è la realtà delle cose. Se io riesco a concentrarmi, esatto. Forse è quello che mi diceva. Tutti con me ci sono. Povero ciabatta. Ma se te ne vedi qua tutto finito. Ciabatta. Stanno tanti qua delle menti. Abbiamo anche i lavori da fare. Fantastico. Ma come sono andate le altre partite? Gianluca... prossime partite verranno Faccioni, com'è che? Ma che fai? C'è la finale dell'Australia Open, te preoccupi di che succede a Biella. Dai ragazzi, cioè l'arte partita tutte secondarie. È chiaro. Il match che c'era in programma oggi, Demchenko ciabatta, niente della trasmissione. Non è che Medvedev gli dice a Djokovic, oh, ma a Biella che ha fatto Caruso? Cazzo gliene frega, nel senso. Poi magari va a vedere internet e si informa, no? Marione, vieni qua, al posto mio, vieni qua, mettete a sedere. Un attimo. Pure zio Marione, un attimino. Si sentiva Nole che chiedeva quando il cambio di campo. Ma a che ora gioca ciabatta? Sì. No, questo... Bastardi. No, ma io lo so perché no, con Nole c'ho un contatto diretto. Lui mi ha detto: porca miseria, mi dispiace che giochiamo quasi in contemporanea perché non faccio in tempo a venire. Se no prendevo il primo aereo e venivo al Bialar, ha detto Nole. Dopo, calma. Senti, ciabatta, quindi sì, allora, in queste 3 settimane che tu, insomma, di latitanza dal punto del ciabatta, e devo dire che, insomma, tutto il tuo pubblico femminile ne ha risentito molto. Abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di tutte le tue fans che si domandano non solo che fine avesse fatto il ciabatta, ma soprattutto... chi era quella di domenica scorsa? Perché qui un po' anche le donne sono un po' gelose, Sì, era la padrona del cane. Ma quindi avete fatto pace? No, abbiamo fatto pace, però
Però almeno il cane lo fa vedere? Sì, sì, ogni tanto lo fa vedere. Questa è una buona notizia. Questa è una buona notizia, meno male. Questo ci circa. Questo, ma è grazie, è grazie, ma è grazie a Sor Carletto che ti ha fatto fa pace il Sor Carletto con la ex, no? No, no, non c'è. Perché sai che Sor Carletto è professionista queste cose, eh? Lui fa l'avvocato divorzista, fa. Sì, sì, Sor Carletto fa anche la terapia di coppia, tutte queste cose qua. Sì, 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 sì. Un saluto a Ioppolino, va bene, non c'ho bisogno. Sto bene, la sua, guarda... Dopo ci concentriamo sul campo 3. Sul campo 3 ci sono due fanciulle che stanno giocando molto bene. Il grande tennis al femminile, sì, sì, la Zevano, Zevano e Sabina Paloni. E la Zevano è seria candidata atleta femminile del mese del Bialar. Sì, sì. Ieri te stava a fare i complimenti. No, stava a fare complimenti, Che continua a dare filo da torcere ai maschietti. È vero. Senti, senti, a Zevano. Anche questa sera. Ah, ma ieri hai vinto? Anche ieri ho vinto, oggi ho vinto. Ma dai, un sacco di punti. Un messaggio a Pacioni. Mercoledì 3 marzo e ce l'ha tatuato sul braccio. Alle ore 20, 20, 20. Ah, quindi non mancate, non mancate. Senti, ma ora che hai preso tutti questi punti, sì. Sponsor ti farà la corte per avere una sfida con te, lo sai? Io sono disponibile a cercare la corte. Va bene, va bene. Va bene, va bene. Perfetto, perfetto. Torniamo a noi. David, ci lascia? C'è il grande Zio Marione. Zio Marione, vieni tu al posto di Davide. Dai. Vorremmo che tutti che... Vorremmo tutti. Arrivederci, buona serata a tutti. Allora, un saluto di TV Bialara al nostro amico David Tursi. Bravo, Davide, scusami, prima che tu vada, sì, tu ci segui di solito? Sì, certo. Quindi sai chi dobbiamo salutare, vero? No, chi no. Dobbiamo allora salutare? Non è vero che ci segui. Non è vero che mi seguo, allora. Allora sei un bugiardello, eh? Abbastanza. 5 punti di penalità in classifica per David Tursi. Flavio, segna, per favore. Ciao a tutti. Ciao Davide. Senti, zio Marione, allora, diccelo tu chi dobbiamo salutare, dai. Ciao. Arianna. Bravo. Dai, io e una, poi... Scucchietta, Marco e di Natale, quello che abita Trullo. E poi? E poi basta. Come poi basta? Il primo amico di TV Vialar. Dariuccio nostro. Tu la sapevi, Giorgio? Oggi ha beccato. Io avevo detto che vinceva Medved, no? Sì. Giocatore russa, la grande, lo spaccio. Devo dire che pienamente ragione, ho perso la giocata. Ma Darietto aveva detto che vinceva Djokovic. Veramente un campione. È veramente. Ma tu devi seguire il nonno Maurizio, però tu non segui nonno Maurizio. Maurizio aveva detto che lo asfaltava. È stato e nonno Maurizio ci becca come pochi. Però, con me, per me ne hanno toppati tanti che si credeva che vincevano. Ma tu sei. No, Medvedev. E beh, certo. Qualcuno avrà puntato su Medvedev. No? Ha preso un pochino del gioco tuo. sì, beh, Djokovic. Beh, Djokovic sì. Djokovic. Medvedev, ma io secondo me Djokovic ci si ispira a ciabatta, però è più il gioco. Non ci riesce, non lo raggiunge. No, non lo raggiunge, però dai, possiamo dire che insomma il ragazzo promette bene, no? Può migliorare, però insomma. Senti, Ciabatta, non ti distrarre, che qui il nostro pubblico. Il nostro pubblico. Merito tu che mi hai messo i ricordi spettacolari con questa. Ma che racchetta è quella di Roger? Pro staff. La racchetta è Roger? Sì, del zio Roger, sì. Ma quando rientra? I miei ricordi sono uguali ai suoi. Quando rientra il zio Roger? Io che ne so. Mo gli telefoniamo dopo la fine della puntata. A Dubai adesso. Adesso per rientrare a Miami. No, che gli sta a fare? A Miami? No, lasci sta, si rompono. All'ATP di Miami, così avevo letto. Quindi insomma, possiamo dire che un grande merito della tua prestazione è dovuta Mario che m'ha messo ste cotte. Ma anche alla racchetta di Roger che va da sola, no? Ogni tanto sì, tu fai niente, gli vai dietro. Come fate? Senti Ciabà, ma in queste 3 settimane hai giocato qualche altra partita? No, ho fatto un'oretta i buchi quando i buchetti là. Quando c'ho i buchi che qualcuno gioco io. Pensa, poi come sparin, hai visto sparin? Lo faccio bene lo sparin? Senti un po', lo sparri. Senti Ciabà, io invece sono curioso di sapere che cosa ti ha detto Pico oggi invece, un po' più nel dettaglio. Ma Pico Alessandro? Sì. Alessandro? No, Alessandro mi ha suggerito qualche colpo da farti, tutto qua, perché dice che... E c'aveva ragione? Dice che lo batti sempre, però una volta
hai vinto a tie break. Una volta c'ha avuto pure il match point con Mappico. Ma Pico è ostico un po', c'ha un po' il gioco bene. Simile al tuo per certi versi. Gioca bene. La palla corta, lui fa la palla corta spesso. Tu ci hai provato a farmi la palla corta oggi? Ho fatte perfette, ci ho rinunciato perché... Perché io sono un fulmine, Ma poi me la metteva sotto la rete. Ti leggeva. La controsmorzata mi faceva. Ragazzi, vabbè, taglia perché sei troppo lunghe. E no, niente. E tu stai mancato 3 settimane, cioè non abbiamo di cose da dire, no? Maestro Fabio, tu puoi dire qualche cosa per il punto del ciabatta di questa settimana? Io sono molto offeso da parte del ciabatta perché da quando è tornato zio Maurizio la mattina non mi viene più a far compagnia. Non è vero, che bugiardo! Quindi sta lì e dovremmo discutere del suo emolumento e del suo contratto. No, è bugia. Sta insomma, venendo a mancare. No, ma anche perché poi insomma questa fedeltà nei confronti della vecchia dirigenza. Sì, sai che sai, no? La tirannia e quant'altro. Certo. Deve fare terra bruciata intorno, quindi questa cosa è via da Maurizio, io poi lo spio con la telecamera, che stanno buffa. Lì. Sì. È vero. Ma sta cosa della telecamera devi stare attento, no, Sì, a perché Fabio, noi... A Maurizio, a Maione, a Daniela, tutti quanti. Tutti buoni, tutti numeri uno. Va bene, allora, match in programma prossimamente, Giorgio gioca tanto in questo periodo, stai giocando tanto, sei in grande forma. Sì, stiamo recuperando. Hai fatto qualche vittoria questa settimana? Uno l'ho perso e non l'ho vinto. Ma oggi, scusami, il primo set l'hai vinto o l'hai perso? Ho vinto. Ah, quindi 5 pari il secondo eri prossimo. Tu sì, non è facile da battere. Stai crescendo. Di Gerlando gioca bene, sì. Hai vinto con Caroselli? Possibile. Coppoldo Caroselli. Vabbè. Che ha lasciato Arena per una giornata per giocare col nostro Giorgione Bolaffi. Per una notte. Vabbè, ma Giorgione Bolaffi, insomma, possiamo dire che è un giocatore in ascesa e secondo me possiamo dire, Giorgione, che tu sei prossimo a entrare in top 50? Secondo me tu ce l'hai le carte in regola. Secondo me... scusa, facciamo una domanda al maestro Fabio. Ma secondo te, maestro Fabio, è più facile che entri in top 50 Giorgione Bolaffi? O che ci rimanga Spons, che non so, è lì 49esimo. Tu che dici fra i due? Dipende da me sempre. Dipende. Il grande burattinaio qui decide lui. Anche perché sappiamo tutti che se Spons avesse segnato la partita col Cavallini. Ah, già c'è una partita non sarebbe... segnata con Cavallini, chissà. Ma staremo a vedere cosa deciderà il grande vecchio. Se la penna prima della domenica sera. Se lo scopre Bini, speriamo che Bini si è già rotto le scatole, la taglia sta intervista, perché se sente sta cosa segnarla lui viene. Allora Marione, tu che ci racconti allora? Come vanno le cose qua? Domani torna sugli ampi, con chi giochi? In voi tiro di palleggi. Col terribile Punzi. Senti, ma io... Scusa Fabio, ma Marione potrebbe pure fare la classifica con le partite di doppio, no? Marione potrebbe fare assolutamente la classifica, dovrà fare la classifica. Un meringolo adesso... in classifica ci vuole, dai. Adesso facciamo questo rientro, no? Graduale. Soft, facciamo una bella programmazione e poi lo facciamo giocare in D1 anche. D1 magari cominceremo con la D4, guadagnerà il suo posto pian pianino. Però anche se Marione ci segue in D1 da sempre, il grande saggio della D1 sta lì. Io vorrei dire una cosa. Marione uno quello, fai a tre quell'altro. Io vorrei dire una cosa. Marione in doppio è tanta roba, Tanta roba. Marione in doppio, ma anche come giudice arbitro. Lasciatevi servire che giudice mai dato bene una palla a favore del suo tocco le palle, Va bene, amici di TV Vialar. Anche per oggi è tutto, la puntata del Punto del Ciabatta è stata pregna di contenuti. Grazie a Steve. Grazie al nostro Giorgione Bolaffi, grazie a zio Marione, grazie a Ciabatta. E prima di chiudere, un ringraziamento al nostro sponsor. Grande scucchezza. No, lo sponsor. Ristorante. Tosta ristorante. Dai, quasi. Dai, poi, dove, cos'è? Migliore, dai, su. Fritto misto. Vegetale, va bene. Giorgio la sa? Giorgio non la sa, Vabbè, piazza. Piazza della Suburra. Suburra 13. Il miglior fritto vegetale di Roma. Giorgio impara, perché la prossima volta, se non la sai, ti cancelliamo dalla classifica sociale, Va bene, allora salutiamo nuovamente Arianna, Darietto e Marco Scocchietta. Perdonate sempre...
che devo fare? E Ciabatta a un certo punto oggi ha pure tirato una bestemmia, poi si è scusato. Sì. No, mi sono subito scusato. Ho capito, hai fatto una gara per culo, scusi. Che vuol dire? Scusate, eri in campo. Io vorrei dire una cosa. La prossima volta che giochi con me, Ciabà, per favore, il motorino, lascialo fuori dal campo. Perché giocare col motorino non è proprio armi pari. Non è giocare ad armi pari. Perdoni, però vorrei chiudere, sai che a me piace fare le imitazioni, no? Dai. Con l'imitazione di mio padre mentre fa il giudice arbitro. No. Okay. Chiudo con questa imitazione qua, secondo me potrebbe essere divertente. Allora, scambio lottato, partita tosta, sto in campo di uno. Segno dubbio della palla, io chiamo il giudice, praticamente il giudice è papà. Arriva papà, tanto la sua cambiata, non stava vedendo assolutamente la partita, il mio avversario è dalla mia parte del campo praticamente, segno dubbio, anche lui dubbioso, papà fa così, non capisce. Ma il campo di chi è? Mio. Buona. Vabbè, io vorrei dire una cosa, che tu la settimana scorsa con Faletti mi hai fatto la stessa cosa, per cui siamo pari. Quella era nettamente buona. Ma va, era nettamente buona. Tu sapeva che era tuo padre? La pensavo tu. Teoricamente non si potrebbe. Ah. Però tanto non c'è pericolo, perché ogni volta che viene chiamato in causa è così, è la vita è fatta così. Va bene, amici di TV Vialar, buonasera a tutti. Grazie a Ciabatta, che manco lo aspetta alla fine. Grazie a Giorgio e a zio Mario. E alla prossima, ciao a tutti.